Hermano, Facciamo vedere chi l'ha fatta. siamo alla fine, dai. Siamo quasi alla fine. Ma ne fate tante scale così? No, questa io l'ho fatta solo a Germano. Ma pensa, comunque saresti capace di duplicarla, Ah, beh, triplicarla. sì. È ormai. Lì adesso ormai il... Però devo dire che l'idea dei violini l'hai avuta te. Ma io ti ho dato un'indicazione, Poi ma certo. serve avere uno strumento, dopo quello del violino, Interessantissimo. se ce l'avevi tu, l'artista, hai fatto bene, sei stato bravo. Com'è che fai con li compri poi adesso gli adattatori o fai tutto a mano per adattare il, com'è che si chiama il Collegamenti. collegamenti al. Ah, dobbiamo farli qui sul posto, Ottimo. con la supervisione di Germano. Guarda. Non gli scappa niente. Se mangio minestre e fagioli, sì. Guarda. Vedete? C'è la falegnameria ambulante con tutto quanto necessita. Ha fatto anche i suoi brevetti. Abbiamo i martelli personalizzati perché mia tucci martelli è precise. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, furgoncino, tanto per dire che è un artigiano che fa le cose ancora a mano. Questo è il senso del piccolo filmatino ad intervista, per far comprendere come in Valcamonica ci siano ancora artigiani che lavorano. Quelli di Corteno non erano solamente gli Guaneghir a Venezia o Cuzzari. Hai fatto ancora il Cuz tu? Ah, davvero? Certo. Ah, sei un artista anche del Cuz. Ma se Ottimo. la nostra arte. Ma il Cuz è vero che si mette il bastone di legno all'interno del paiolo in mezzo? Ci vuole la pecora buona. Ah, non c'entra il bastone di legno. Fuoco lento. Fuoco Il lento. bastone di legno si mette sotto il paiolo. Sotto! Sì. Per farlo Per bruciare. arrivare. Ah, questa qua è un mistero. Ma lo bruci? È per dire che devi mettere il fuoco? Fuoco lento. Ah, e poi va mangiato dai piatti di plastica o dalla stessa supera? E Va anche lì? Tutti mangiato in un paiolo grande mangiavano dallo stesso e tutto paiolo? intorno a cantare e a bere. Allora ci entro anch'io a cantare. Benissimo.